giro c'è uno stadio da compiere. Gli antichi chiamavano stadio i 198 metri dell'ultimo giro. Sembra andare ancora velocissimo, un gran finale per lui che ha ottenuto un miglioramento del tempo. Stefano Baldini, ultimo spunto per gli ultimi titoli dei giochi olimpici. Panathinaiko, dove aveva vinto Marco Galeazzo. Stefano Baldini entra per primo dietro un Neb Kepplesigi che non ha mollato del tutto, ma qualcosa sì. Pochi metri ancora, vai Stefano, ci siamo. Stefano metri. Baldini, Stefano Baldini, pochi metri, la vittoria è tutta sua. Ultima medaglia ed è d'oro di questi giochi olimpici. La maratona, una delle gare simbolo dei giochi olimpici, è italiana. Va a Stefano Baldini, bravo, 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 medaglia d'oro la sua, uno strillo formidabile. Non si immaginava di poter raccontare questo perché c'erano altri favoriti, lui era fra i co-favoriti, ci pensava un poltergeist, non è bastata, non ce n'è stata per nessuno e la medaglia d'oro è andata a Stefano Baldini. L'emozione che riesce a catturare il video poc'anzi visto, sicuramente avrete capito di chi stiamo parlando e chi stiamo per presentarvi, una grande leggenda dello sport, storico oro nella maratona ai giochi olimpici nella incredibile edizione di Atene 2004, tra l'altro paese culla della nascita delle Olimpiadi. Il piacere e l'onore di avere qui con noi Stefano Baldini. Buongiorno Stefano, grazie per essere qui con noi oggi in collegamento. Grazie Stefano, una emozione incredibile il video che abbiamo avuto modo di rivedere, ma a distanza di anni qual è l'emozione che oggi senti, provi e ci puoi raccontare? Ma è sempre bello guardare, insomma, le cose che sono successe, che ci hanno fatto felici e che possiamo oggi trasferire ad altri ragazzi attraverso l'attività di allenatore, piuttosto che del rimanere nell'ambito dello sport in una qualsiasi forma, quella di organizzatore, di dirigente, e l'avere la credibilità di risultati ottenuti nel passato mi permette di far sì che il risultato possa avere ancora un effetto positivo nelle generazioni di questi millennials che crescono oggi, che hanno voglia di fare sport, che è una cosa molto bella in un momento in cui stiamo davvero facendo fatica a convincere i nostri ragazzi che la salute, il fisica e lo star bene è un fattore che condizionerà in positivo la loro vita da oggi fino a un futuro che non sappiamo dove andrà. È un messaggio molto importante e bello di cui noi siamo promotori ogni giorno, l'importanza dello sport, di tutte le discipline dello sport, perché riescono a far star bene sicuramente in salute il corpo ma la mente, e il messaggio sociale che ne deriva diventa ancora più fondamentale. Tra l'altro Stefano, vorrei commentare con te anche questo aspetto, perché a distanza di anni col senno del poi cosa si prova ad aver ricevuto uno storico oro, una medaglia d'oro in una disciplina quale la maratona, che sicuramente è di grande sacrificio, di grandissimo impegno, e poi riuscire ad ottenere un merito del genere, una conquista del genere nel paese culla, no, della nascita delle Olimpiadi, dei Giochi Olimpici. Beh, tutti i maratoneti che quel giorno hanno partecipato alla 42 chilometri che chiudeva i giochi di Atene 2004 sapevano che avrebbero corso la gara dal punto di vista emozionale più importante della loro vita sportiva, e io ero da mesi che pensavo a quel giorno, a quelle ore, e come gli altri 100 atleti di tutto il mondo che hanno gareggiato a quell'Olimpiade, insomma, sapevo che avrei corso sul percorso storico, quello di Filippide, che sarebbe stato un'emozione particolare, e essere riuscito a mettere nelle due ore più importanti della mia vita sportiva tutto quello che avevo imparato allenandomi, facendo esperienze in giro per il mondo, è stata una soddisfazione che ha superato anche l'oro olimpico, quindi una medaglia. E il bello dell'atleta è questo: quando riesci
nel momento che conta, a tirare fuori il massimo. Questa è la soddisfazione davvero impagabile che accompagna tutti gli atleti di tutte le discipline sportive. Tirare fuori il massimo, entriamo ancora di più nel dettaglio, perché sicuramente è una gara così completa all'interno della quale profondere tanto impegno, prima fisico, sicuramente mentale. Come fa l'atleta a raggiungere il traguardo, a non stancarsi per perseguire alla vittoria? Ma è tanta passione e soprattutto quel fuoco di agonismo che c'è dentro di noi, che ti permette di coltivare un sogno, di inseguire una sfida con te stesso ancor prima che una sfida con gli altri, e mettersi alla prova. E questo lo fanno sia gli agonisti, quelli che puntano alla massima prestazione, ma anche chi ogni giorno vuole raggiungere un piccolo traguardo, piuttosto che riuscire attraverso un'attività sportiva ad arrivare all'espressione migliore di noi stessi, che oggi come oggi, in un periodo di pandemia abbastanza complicato, riveste un ruolo fondamentale. Voglio sottolineare ancora: arrivare alla versione migliore di noi stessi. Non mollare mai. Assolutamente, non mollare mai, perché il meglio deve ancora venire, e te lo può dire anche, insomma, chi dal punto di vista sportivo è arrivato al massimo, ma oggi vuole regalare ad altri ragazzi che stanno coltivando gli stessi sogni e le stesse passioni e sognano di fare risultati. E oggi quindi, come allenatore, cerco di così trasferire davvero le esperienze fatte girando per il mondo ad altri ragazzi che ancora oggi hanno ancora la voglia di provarci e provare ad arrivare. Pensi che oggi tu sia un modello di riferimento? Mi spiego meglio: quella Olimpiade è stata un'edizione davvero speciale, quella del 2004, perché ci ha dato la possibilità all'Italia di ricevere ben 32 medaglie, 10 fra queste 10 medaglie d'oro, una generazione, la tua, piena di campioni che hanno appunto fatto la storia. Sei un po' apripista a questo modello, soprattutto in questa disciplina? Ti rivedi così? Noi sì. Beh, sono rimasto nell'ambiente anche per questo motivo, cioè perché tagliando quel traguardo prendi anche un po' la responsabilità dell'essere ambasciatore di un movimento. In quell'Olimpiade l'Italia è stata fortissima in generale, in particolare negli sport di squadra, perché siamo andati a podio pallavolo, pallacanestro, pallanuoto, calcio maschile, una cosa che poi non è più accaduta, piuttosto che il tiro con l'arco, piuttosto che aver vinto la prima medaglia d'oro, quella con Paolo Bettini nel ciclismo, e l'ultima, quella della maratona maschile. Ed è stata un'Italia davvero a 360 gradi, ma che anche quest'anno a Tokyo ha fatto davvero molto molto bene, e noi che siamo riusciti ad arrivare a certi risultati abbiamo anche la responsabilità, abbiamo proprio la responsabilità di essere ambasciatori di un modo di vivere che per i ragazzi è ancora punto di riferimento, soprattutto in un periodo così difficile come questo, in cui l'attività sportiva è una delle poche certezze con la scuola che i nostri ragazzi hanno. Ricordavi bene l'Italia, protagonista anche nell'edizione recente quest'estate a Tokyo, laddove l'atletica ha raggiunto dei grandissimi e prestigiosi riconoscimenti. Pensi che sia cambiato anche l'approccio degli atleti, no? Nella loro preparazione fisica, nella loro preparazione mentale? Ti chiedo se gli allenamenti di ieri sono diversi rispetto a quelli di oggi, se probabilmente oggi c'è maggiore passione per l'atletica. Allora, mediamente siamo rimasti più o meno sullo stesso modello di preparazione. Quello che cambia oggi è l'utilizzo delle tecnologie che ti permettono di monitorare l'allenamento sul campo e le gare. E oggi abbiamo la possibilità di usufruire di strumenti che una volta non c'erano e che ci danno tante informazioni che sono funzionali al nostro lavorare quotidiano. E la grossa, diciamo, il vantaggio dell'Italia nel 2021 è stato il fatto di essere stati bravi a reagire alla pandemia, e per esempio in atletica riuscire ad organizzare nel 2020, quindi in piena pandemia, tutti i campionati nazionali di tutte le categorie, dalla seniores, quindi da quelli dai grandi, fino alle categorie giovanili. Questo ha dato una continuità
che ci ha regalato un piccolo vantaggio. È chiaro che uno sport outdoor oggi gode di vantaggi rispetto a uno sport indoor, anche i genitori sono più propensi a portare i propri ragazzi a fare un'attività all'aperto, e l'atletica infatti dopo i risultati di Tokyo ha avuto un boom di iscrizioni, e i nostri piccoli atleti che frequentano le piste rosse, azzurre o verdi che siano di 400 metri, che sono poi la base di tutto il resto, perché chi fa atletica da bambino poi può tranquillamente essere preparato per qualsiasi altra attività e disciplina sportiva anche da grande alle scuole medie e superiori. Un'ottima base, insomma, da cui partire. Tra l'altro ricordiamo, Stefano, che tu per molti anni hai rappresentato, sei stato il recordman italiano per quanto riguarda il miglior tempo in una maratona, battuto solo un anno fa da un altro atleta italiano, João Fanel. Credi che sia lui il nuovo Stefano Baldini? Ne abbiamo tanti, è chiaro che replicare risultati così importanti a livello europeo, mondiale, olimpico, insomma, è abbastanza difficile. Ci siamo abituati bene in questo 2021, devo dire che i nostri ragazzi ci hanno fatto davvero passare delle giornate molto molto felici. Il mondo del running e dell'atletica in particolare è molto universale, cioè correre, saltare, lanciare sono le discipline base di tutti gli altri sport, e ogni continente esprime atleti di alto livello. Ecco perché emergere in atletica è davvero complicato, e questo 2021 resterà davvero nella storia perché la maggior parte dei nostri ragazzi si è espressa al massimo nel momento più importante, e questo, come dicevo anche prima, è la soddisfazione più grande, che va oltre le medaglie. Per un atleta, per un agonista, riuscire a tirare fuori il meglio, il massimo di te stesso nell'occasione che conta, è quello che alla fine porta a una soddisfazione che insomma non muore mai. Una grande soddisfazione presumo anche sia quella di allenare e formare nuovi corridori, quello che oggi Stefano Baldini fa ogni giorno, profondendo massimo impegno, sicuramente grande amore e generosità nell'elargire giusti consigli. Come ci si trovi in questa nuova veste? A lavorare con ragazzi di tutti i livelli, maschi e femmine, e soprattutto con le ragazze trovo un ottimo feeling, perché credo che abbiano una determinazione feroce, molto più feroce rispetto all'ambiente maschile, nell'aver voglia di arrivare ad un risultato. E nell'Elo 24 sono tanti, sono belli, nel senso che vivere a contatto con i giovani ogni giorno ti mantiene giovane, e ti viene anche voglia di praticare a tua volta, e quindi nella pausa tra un allenamento e l'altro anche io vado a fare attività per cercare di mantenermi in buona forma e dare credibilità, ancora più credibilità, a quello che cerco di dare loro sul campo. E come invece possiamo formare i ragazzi che, a causa di tante difficoltà, lo dicevamo prima, legate alla pandemia e mancanza anche di mezzi, si muovono di meno, quindi ecco, restano relegati in casa e bisogna un po' smuovere loro e instillare nelle loro menti la passione per lo sport in generale? Ma guarda, questo è un discorso molto grande, avrebbe bisogno di tante trasmissioni per poter essere sviscerato. Sicuramente il rapporto sport-scuola è quello che ci darà la possibilità in futuro di far sì che tutti i nostri ragazzi abbiano accesso alla formazione di base nel movimento. Il movimento nello spazio è diciamo formativo di per sé, ma che dà la possibilità ai ragazzi di essere anche in grado di aver cultura del proprio corpo e rispetto del proprio corpo. Quindi se ne parla sempre, se ne parla tanto, finché non riusciremo attraverso la scuola a dare la possibilità due, tre volte alla settimana ai nostri ragazzi, anche quelli che non fanno agonismo, di poter apprendere i movimenti di base, sarà sempre più difficile poter tirar fuori i ragazzi di casa, viste anche le tecnologie alle quali hanno accesso oggi. Poi quando li fai giocare all'aria aperta, sono sempre strafelici.
E quindi è una grande responsabilità di noi adulti riuscire a stimolare i nostri ragazzi attraverso le forme dell'associazionismo sportivo, della scuola, e delle gare, del gioco all'aria aperta, il far sì che abbiano rispetto del proprio corpo e la capacità di eseguire anche cose semplici come un salto o una capriola o una corsa. Tutto vero, e condivido il tuo pensiero in un'ottica di riflessione sicuramente oggettiva, però da allenatore straordinario, atleta quale sei, vogliamo restituire il tuo messaggio, il tuo consiglio ai giovani affinché si appassionino allo sport. Penso che le tue parole siano le più giuste da ascoltare. Beh, il consiglio che posso dare è quello di ovviamente fare attività sportiva e fare anche un po' di agonismo, perché l'agonismo dello sport è quello che poi anche nella vita di tutti i giorni ti permette di avere una marcia in più, perché abbiamo sempre ostacoli da superare che non sono quelli delle gare sportive, ma se ne hai fatte prima saranno più semplici da affrontare e da superare quegli ostacoli della vita di tutti i giorni. Ricordo benissimo un pluriolimpionico raccontare, dire queste parole: chi ha fatto sport e chi ha fatto sport agonistico indipendentemente dal livello ha sempre una marcia in più nella vita di tutti i giorni, e questo è il messaggio che io voglio portarvi oggi. Grazie, grande orgoglio per il nostro paese, una grandissima leggenda dello sport italiano, un grande onore e un piacere aver avuto qui nella nostra trasmissione Stefano Baldini. In bocca al lupo e ancora complimenti, grazie. Lupo, poi a presto. A prestissimo. Un bacio, restate con Mattina Live.